Pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Ho voluto leggere questo passo di San Paolo Apostolo ai cristiani di Efeso, in Asia Minore, diciamo l'attuale Turchia, perché San Paolo aveva parlato nella sua lettera prima della salvezza come passaggio dalla morte alla vita, una vita nuova che Cristo afferma di donarci appunto con il suo sacrificio sulla croce. Nella crocifissione di Cristo viene operata la nostra pacificazione, che supera ogni barriera e quindi riunisce popoli diversi, giudei, pagani. Il muro di divisione crolla all'azione non violenta dell'amore con il quale Gesù ha donato se stesso. Gesù ha fatto quindi la pace distruggendo in se stesso l'inimicizia, distruggendo l'inimicizia, non il nemico, distruggendola in se stesso e non negli altri. Quindi la sua pace è frutto di vittoria, vittoria di se stesso, non sugli altri, vittoria spirituale, non militare. Sant'Agostino dice che Gesù è vincitore perché è vittima. Gesù con la sua vita, in particolare con la sua passione e morte in croce, ci ha insegnato che non c'è nulla per cui uccidere, ma c'è qualcosa per cui morire. La via della pace che ci propone Gesù nella sua passione come frutto di un dono di amore non vale soltanto nell'ambito della fede cristiana, ma a livello politico, a livello della società intera. Con la guerra vicino alle porte di casa nostra in Ucraina e con tutte le guerre sparse nel mondo, l'unica via della pace consiste nel distruggere l'inimicizia, non il nemico, perché come il sangue dei cristiani è il seme
Per altri cristiani, così purtroppo, il sangue dei nemici è seme per altri nemici. Gesù è venuto a annunciare la pace a tutti, pace ai lontani e pace ai vicini. La pace con i vicini è spesso più difficile che non la pace con i lontani. In questo giorno di Venerdì Santo siamo chiamati a gettare tra le braccia del crocifisso e nella fornace ardente del suo cuore ogni odio, ogni rancore. Sì, la pace viene dalla salvezza mediante la fede, e la pace è il contenuto stesso della salvezza che ci ha portato Gesù, che ci raggiunge tramite lo Spirito Santo che lui ci dona da risorto. Ebbene, la morte di Gesù in croce è il momento in cui appunto Gesù compie un'opera di redenzione distruggendo il peccato e la morte. E questa morte è per noi, è a vantaggio nostro. Il sacrificio di Cristo in croce smaschera e spezza ogni meccanismo che sacralizza la violenza. Sacralizza la violenza. Purtroppo, ancora una volta abbiamo assistito a una brutta scena. Autorità religiose che benedicono carri armati e armi. Gesù fa di se stesso il capo espiatorio dei nostri peccati per tutta l'umanità. Gesù in croce diventa vittima innocente di tutta la violenza. Cristo, diceva l'autore a Lettera agli Ebrei, non è venuto con il sangue di altri, ma con il suo sangue, con il proprio. Non ha fatto vittime, ma si è fatto lui vittima. Ha messo non sulle spalle degli altri i peccati suoi, ma lui si è preso i nostri peccati, li ha distrutti, li ha inchiodati sulla croce. Se nell'Antico Testamento l'uomo offriva sacrifici per tenere buono Dio, perché appunto Dio potesse desistere, ecco, dalla sua ira, con Gesù è cambiato, la prospettiva è rovesciata, è Dio ad agire finché l'uomo possa riprendere l'amicizia con lui, desistere dall'inimicizia contro di lui. La salvezza che il Signore ci dona non inizia con la richiesta di riconciliazione da parte nostra, ma è Dio che fa il primo passo, è Lui che viene incontro a noi, ci ha riconciliati, dice ancora San Paolo, nel Figlio ha dato il bene più prezioso e la sorgente ultima appunto della pace che ci viene donata dalla morte e dalla risurrezione di Gesù e la Santissima Trinità, che si rivela appunto nella croce di Cristo. Una delle cause forse principali dell'allontanamento dell'uomo di oggi dalla religione, dalla fede, è un'immagine distorta che abbiamo di Dio. Questa a volte è causa anche di un cristianesimo un po' spento, senza slancio, senza gioia, vissuto più come un dovere che come invece qualcosa che sentiamo dentro, un desiderio. Quando diciamo il Padre nostro, ma che idea abbiamo di Dio, della sua volontà? A volte commettiamo la volontà di Dio come tutto quello che è spiacevole, doloroso, tutto ciò che contrasta un po' la nostra felicità, tutto quello che non è a nostro favore, ma il contrario. È il contrario. Il Nuovo Testamento chiama la volontà di Dio la buona volontà, la benevolenza. Si compia, o Padre, il tuo disegno di amore e di salvezza per la nostra vita. Questa è la sua volontà. E questa l'ha capito subito Maria di Nazaret. Ha ripetuto quel sì a Nazaret e l'ha ripetuto poi sotto la croce a Gerusalemme. La croce quindi non sta contro il mondo, che segue la legge del più forte, no, ma che trionfa su se stesso, sull'inimicizia. La vittoria non è di chi fa soffrire, ma di chi soffre per amore,
offrendo la sua vita sull'esempio di Gesù, che dall'alto della croce ci dona il suo spirito, perché il suo spirito cambia la nostra visione di Dio, perché Dio è padre e madre. Allora Dio che in Gesù Cristo ci raggiunge nel nostro peccato, nella nostra povertà, ci raggiunge nelle nostre ferite, nella nostra morte, bene, scende con noi nel sepolcro, negli inferi, ci porta il dono della riconciliazione con Lui, un'amicizia ritrovata che dona la pace ai nostri cuori, la pace del risorto che ci solleva, ci fa risorgere con Lui. Allora davanti a Gesù, davanti alla Madonna, sostiamo in silenzio, pregando che porti pace, la sua pace però, la pace dove non c'è, nei nostri cuori, nei cuori di tante persone che hanno il cuore oscurato dal peccato, nei cuori divisi dalla sete del potere, nei cuori induriti dalla legge del più forte. Bene, su tutto questo male invochiamo il sangue di Cristo perché porti pace a tutti i cuori. Stare pure intorno ad altra, tanto la cena non la faccio entrare. Prego, quando entrate, perché l'altra persona non le faccio entrare adesso, si mettete un attimo qua, non ammassando, il tempo di sistemare, no, adesso, di sistemare le statue, fate un giro a fianco e uscite dalla porta dietro. Quindi al momento le state un po' sui panni, però. Thank you.
Buongiorno.